Ciao a tutti e benvenuti su Gossip Mania. Oggi parliamo di un gossip che sta facendo il giro del web e riguarda uno dei rapper più famosi d'Italia. Fedez. Pare che il nostro Fedez sia stato avvistato in dolce compagnia a Monaco, proprio durante il Gran Premio di Formula 1. Ma chi è la ragazza con cui è stato visto mano nella mano? Scopriamolo insieme! Fedez si trova attualmente a Monaco per assistere al Gran Premio di Formula 1 e tifare per la Ferrari di Charles Leclerc. Ma non è stata la passione per i motori a catalizzare l'attenzione dei fan, bensì la compagnia in cui è stato avvistato. Nelle ultime ore, infatti, il rapper è stato paparazzato, mentre si teneva per mano con una bellissima modella francese. Ecco le immagini che stanno facendo impazzire il web. Il video è stato condiviso dalla pagina Instagram Very Inutile People e mostra chiaramente Fedez mano nella mano con la modella Garance Autier. Chi è Garance Autier? Garance Autier è una modella francese molto seguita sui social e sembra aver conquistato l'attenzione del nostro Fedez. Dopo il flirt attribuito e poi smentito con Ludovica De Gresi, il rapper sembra aver trovato una nuova compagnia. Ma è davvero così? Nel video, i due si allontanano insieme, mano nella mano, e subito è scoppiato il gossip. È questa la nuova fiamma di Fedez? Le immagini parlano chiaro, ma è comparsa anche un'altra prova sui social del rapper. Infatti, la stessa ragazza bionda è apparsa nelle storie di Instagram di Fedez, dove il rapper è a bordo di uno yacht in compagnia di amici. Ecco la foto che ha scatenato ulteriori domande tra i fan. Chi è davvero Garance Autier? Per Fedez. Una semplice amica? O qualcosa di più? Per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Non sappiamo se si tratti di una semplice amicizia o se davvero Garance Autier sia la nuova fiamma di Fedez. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi e magari qualche chiarimento da parte dei protagonisti. Quindi, restate sintonizzati su Gossip Mania per tutte le novità. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Iscriviti e attiva la campanella.